Ciao, come stai? Va tutto bene? Con questo video mi piacerebbe darti una risposta a tutti i tuoi perché riguardo alla relazione tossica che stai vivendo o che hai vissuto. Quando dico a tutti i tuoi perché, penso a tutte quelle volte in cui ti sei chiesta perché senza ricevere una risposta. E ti sei chiesta perché? Perché la situazione era strana e appunto inspiegabile. E quindi ti ritrovavi o ti stai ritrovando ancora adesso a chiederti: ma perché? Perché? Perché sta succedendo? Oppure perché è successo questo? Oppure perché sono di nuovo qui stanca e confusa? Ho intitolato questo video Monsters & Co., secondo l'omonimo film disegnato della Pixar, credo sia, praticamente lì c'è la storia di questi mostri che vivono in un mondo parallelo al nostro e che fanno andare questo mondo, c'è cioè l'energia che gli serve per far andare questo mondo, la trovano spaventando i bambini del nostro, quindi saltano fuori dagli armadi del nostro mondo di notte, quando i bambini dormono, i bambini si svegliano, si spaventano, ma mandano un urlo. Lanciano un urlo e quell'urlo va a riempire praticamente le batterie del mondo dei mostri. Allora, quel film disegnato finisce molto bene, in un modo molto simpatico, come è giusto che finiscono le fiabe per bambini, perché questi mostri alla fine si rendono conto che a far ridere un bambino, a far divertire un bambino, in realtà si sprigiona molta più energia e quindi va a riempire molte più batterie e quindi tutti questi mostri si devono alla fine del film si specializzano nel far ridere i bambini piuttosto che nel spaventarli e questo sì è molto simpatico. Poi a me sembra che nel nostro mondo sia più facile far arrabbiare qualcuno piuttosto che divertirlo, oppure certe persone forse pensano che è più facile far arrabbiare qualcuno piuttosto che farlo ridere e farlo divertire, visto che il senso è accumulare energia, diciamo che se una persona vuole condizionare un'altra, vuole prenderle l'energia, ovviamente farà qualcosa che richiede poca energia. L'energia, avere tanta energia significa poter fare tutto, non solo fisicamente, ma anche avere idee, avere creatività, trovare le soluzioni, avere buona memoria, avere senso dell'umorismo, avere voglia di fare, avere voglia di dare. E sto parlando di persone sane, ovviamente nel senso voglia di dare, perché le persone sane quando hanno tanta energia magari hanno voglia di fare qualcosa anche per gli altri. E quindi questo è uno scambio che secondo me è naturale, è sano, è benvenuto, è una delle cose più belle della vita. Quello su cui mi concentrerò in questo video, oltre all'energia, è proprio sull'attenzione. Perché quando siamo in un rapporto, per esempio intimo, con una persona, cosa succede? Che quando ami una persona, le dai attenzione, quindi la osservi, l'ascolti e sei proprio dentro la sua esperienza, la ascolti in modo molto presente e attivo. E quell'altra persona, quando poi cominci a parlare tu o racconti tu qualcosa di te o chiedi tu di fare qualcosa, dà attenzione a te perché anche quell'altra persona ti vuole conoscere. Quindi c'è questo continuo girare dell'energia. Sembrerebbe che l'energia giri sempre, nel senso che lo stato naturale dell'energia sia muoversi e quindi ancora più di quando siamo da soli, che possiamo avere l'energia, vivere con un'altra persona e avere questo scambio energetico, secondo me, ti dà ancora più vigore ad entrambe le persone. Cosa succede quando siamo in una relazione tossica? E questo era il senso del video, capire appunto perché succede. Una relazione tossica all'inizio, questo alieno che abbiamo conosciuto, questa persona che si comporta diversamente dagli umani sani, all'inizio ti dà attenzioni,
perché in realtà vuole capire se sei la persona giusta da frequentare, se sarei la persona giusta da condizionare, da poter sottomettere e da poter usare. E quindi all'inizio tutta quell'attenzione che ti dà, in realtà lui ti sta analizzando, non ti sta conoscendo con il cuore aperto, con vero interesse e con amore. Queste persone, quelle persone ti analizzano. E quindi è come un test di ammissione, quello che ti stanno facendo in modo molto preciso. Infatti, tu senti tutta questa attenzione su di te e lo scambi questa attenzione per sincero interesse, quindi per amore, per un entusiasmo che loro provano nei tuoi confronti perché ti hanno conosciuto e perché sei una persona che gli può piacere, che corrisponde ai loro gusti, mentre loro provano questo entusiasmo perché hanno trovato una fonte di energia che da cui potranno attingere energia senza dare molto altro, senza partecipare a questa storia d'amore che poi non sarà una storia d'amore, ma solo una distribuzione di energia per loro. Tu potresti essere veramente solo un distributore energetico per questa persona, che all'inizio appunto ti fa un test. E quando questo test finisce, quando tutta questa attenzione finisce, quando lui raccoglie tutti i dati che gli servono e i dati sono di cosa ti piace, cosa non ti piace, di cosa hai paura e quali sono i tuoi sogni, tutti i dati che dopo gli servono sia per impersonare una persona che ti piace, per diventare almeno all'inizio la persona che ti potrebbe piacere, così ti entri in una relazione con lui, e sia gli servono per capire come condizionarti, quali sono i tuoi punti deboli, i tasti che ti fanno reagire. Cosa succede, per esempio, se tu non dai energia a questa persona, non gli dai attenzione? Vedrai subito già all'inizio che si comportano in un modo strano, in modo bizzarro, proprio già all'inizio quando li conosci poco e tu gli dai attenzione. Se invece per caso incontri qualcun altro per strada e quindi parli con l'altra persona, vedi che lui non si inserisce nella conversazione oppure comincia a controllare il cellulare. Adesso non voglio fare gli esempi perché ognuno si fa delle cose diverse, però comunque già all'inizio puoi notare che si tratta di una persona che non è veramente coinvolta, ma che ha bisogno delle tue attenzioni, semplicemente togliendo a lui le attenzioni. E se vedi che cambia, e cambia subito, ci vogliono 5 secondi, significa che c'è comunque qualcosa che ha a che fare con le attenzioni, che a lui interessa molto questo argomento, le attenzioni, più di te e cosa porti, e i tuoi talenti, e come vivi, e come collaborare. E come fare questo esercizio di togliergli l'attenzione? Per esempio, pensare a noi stesse, nel senso, senza avere sempre l'attenzione solo su di lui, quando qualcuno ci parla, noi abbiamo l'attenzione su di lui, provare a pensare a noi stesse, quindi nella nostra mente pensare alla nostra forma fisica, come siamo vestite, al nostro nome, forse ripeterci il nostro nome. Lo facciamo anche solo per 10-15 secondi per fare una pro, cioè se vogliamo essere sicure di non ricadere in un'altra relazione tossica, per esempio, o se vogliamo fare un test con il nostro partner, e vediamo la sua reazione, se cambia o se rimane lo stesso. Se rimane lo stesso significa che è autonomo energeticamente e che sta veramente parlando di qualcosa di suo e condividendo. Mi è sembrato interessante, a un corso di disciplina, all'inizio abbiamo chiesto cose alle partecipanti che ovviamente si sono iscritte perché sentivano di non avere disciplina nella loro vita, di non riuscire a portare i progetti a termine e di non riuscire a tenere le redini delle proprie giornate, delle proprie attività. E quindi all'inizio c'è la domanda: cosa fino adesso ti fa uscire dalla tua disciplina? Nel senso, quando hai in mente di voler fare delle cose, quali sono le cose che ti portano fuori da questa disciplina, da queste decisioni? E la stragrande maggioranza delle risposte era riguardo alle altre persone. C'era sempre qualcun altro, o un'idea di qualcun altro, o le aspettative di qualcun altro, o semplicemente un'altra persona che praticamente entra o telefona o sì, compare all'orizzonte. E quindi queste partecipanti al corso, quindi queste donne che avevano difficoltà a mantenere la propria disciplina,
avevano tutto in comune questo perdere la propria concentrazione, perdere la decisione quando comparivano o si presentavano o telefonavano le altre persone, come se le altre persone fossero più importanti, come se magari da sole riuscivano a fare, le loro cose e a seguire la loro tabella di marcia, mentre in presenza di altre persone, anche se erano persone che per caso passavano magari a casa a salutarle, si confondevano proprio, non solo davano tempo consapevolmente alla persona che è venuta a far visita, ad esempio 10 minuti offrendole un tè e poi tornando al lavoro, ma si confondevano proprio, nel senso che perdevano proprio la strada, magari stavano troppo tempo con questa persona e comunque non avevano più presente cosa stavano facendo e che avevano un lavoro in corso. Quindi questa è una, diciamo, caratteristica in comune alle persone che probabilmente da piccole hanno imparato che i genitori e comunque gli altri, ma quegli altri di solito sono i genitori, sono più importanti di quello che sono loro. Quindi la realtà di un'altra persona è più importante, le esigenze dell'altra persona sono più importanti, anche le sensazioni che qualcuno può avere, per esempio fame, sete. Le sensazioni anche di cosa è giusto, cosa non è giusto, praticamente vengono ignorate perché c'è sempre il genitore che sa cosa bisogna fare, la direzione e gli obiettivi, e quindi ecco, questo avevano in comune anche tutte queste donne, un'infanzia con dei genitori con le idee molto chiare che non rispettavano l'essere, l'unicità, sì, e comunque le sensazioni delle figlie. Sto parlando del femminile perché tutte queste iscritte erano donne. Bene, avevo anche letto nel libro della profezia di Celestino di James Redfield, un romanzo. Volevo leggervi. In realtà ne parla poi a lungo anche più avanti, però volevo leggervi solo un pezzettino di questa terza profezia, dove c'è scritto: il movimento di questa energia, se riusciamo a osservarla sistematicamente, ci permette di capire che cosa avviene negli esseri umani quando sono in competizione, quando litigano e si fanno del male. Quando controlliamo un'altra persona, ci impossessiamo della sua energia, caricandoci a sue spese, e la nostra motivazione consiste proprio in questa carica. Quindi anche controllare i figli, questo è un romanzo, e credo che farò un video leggendo tutti i pezzi di questo romanzo che hanno a che fare con la manipolazione dell'energia, con il controllo dell'energia altrui e come con il furto energetico. In più parti del libro ne parla. Oggi volevo leggervi questo pezzo, non sapevo a che pagina fosse e ho aperto il libro proprio sulla pagina giusta, quindi ho pensato che fosse anche quindi la cosa giusta da fare. Quindi anche i genitori, quando pensano di sapere anche per il bambino, cosa è meglio? In realtà anche quello è un controllo sul bambino. Sicuramente non è un dargli attenzioni, ma è un pretendere che lui dia attenzioni a noi, alle nostre idee e alle nostre decisioni. Bene, due sono i modi in cui questo alieno, che fa finta di essere un uomo innamorato di noi, decide che ci sceglie come sua partner. Allora, so che è difficile pensare che fa dei calcoli e che quindi non ci ha scelto, non ti ha scelto per la tua originalità, per la tua bellezza, per le tue caratteristiche. In realtà, la cosa per la quale ci sceglie, le cose per le quali ci sceglie possono essere di due tipologie. Una è l'attenzione diretta, nel senso che riceve da noi attenzione, e questo è praticamente ricevere attenzione in un modo diretto. E l'altra invece è ricevere attenzione in un modo indiretto, per esempio se sei una persona di un certo livello, di un certo status, per esempio hai una bella macchina, una bella casa,
un lavoro importante o sei una persona famosa, allora entrando in una relazione con te o diventando il tuo partner, automaticamente riceverà più attenzione dalle altre persone di quella che aveva. Quindi questa è attenzione che riceve indirettamente, entrando in una relazione con te, diventando il tuo partner. La maggior parte delle volte, ovviamente, la situazione è il primo esempio, e quindi diventa il tuo partner perché tu gli dai energia, perché ti innamori, lui si presenta in un certo modo e quindi tu gli dai energia. Ora passiamo al cosa fare. Una cosa l'abbiamo già detta prima, e quindi fare un esperimento, provare a non dargli energia oppure a non essere disponibile, a dirgli di no e vedere come reagisce, se reagisce normalmente o se invece non gli aggrada questo, magari la prende male. Allora, vediamo le altre cose che si può anche fare. Possiamo mettere un promemoria, per esempio, ci mettiamo un biglietto in tasca o nel portafoglio oppure un promemoria sul cellulare, con un orario non sempre alla stessa ora. Per esempio, se mettiamo il promemoria sul cellulare, oggi mettiamo un'ora, poi quando suona cambiamo l'ora per farlo squillare magari a un'ora diversa domani, in cui ci scriviamo questa domanda, tipo su cosa ti stavi concentrando o dove stai inviando la tua energia, per esempio, così per coglierci in un momento imprevisto e cominciare a autorenderci conto a cosa diamo attenzione, perché quello a cui diamo attenzione fiorirà nella nostra vita, quello a cui diamo attenzione lo attireremo, oppure quello a cui diamo attenzione cominceremo a somigliare a quella cosa. Come abbiamo già detto nel video sulla legge della risonanza. Poi un'altra cosa che si può fare è tenere l'evidenza dell'energia. Oddio, come si fa a tenere l'evidenza dell'energia? Quando abbiamo l'impressione che siamo in un rapporto in cui non veniamo validate, in cui comunque noi siamo sempre, arriviamo per ultime e quindi lui si prende tutto lo spazio. Mi è venuto in mente perché ho parlato con una ragazza che si era iscritta nella banca del tempo, era molto entusiasta e poi alla fine mi ha detto che anche la banca del tempo si può, non viene la parola, ingannare, non era la parola giusta, ma nel senso che si può, cioè come quando con i soldi puoi chiedere più soldi di quello che vale il tuo servizio, anche la banca del tempo le sembrava che qualcuno chiedesse più tempo di quello magari che in realtà impiegava a fare dei lavori. Non so se sapete cos'è la banca del tempo, è praticamente un'associazione in cui tu entri, offri delle cose che sai fare e quando gli altri usufruiscono del tuo servizio, praticamente tu accumuli quelle ore sul tuo conto. Se hai fatto magari 2 ore di giardinaggio per qualcuno, tu hai 2 ore sul tuo conto e puoi chiedere un altro servizio offerto da un'altra persona iscritta in quella banca del tempo e praticamente paghi quel servizio con le 2 ore che hai accumulato facendo giardinaggio. Allora mi è venuto in mente che appunto anche nei nostri rapporti interpersonali noi diamo energia alle altre persone, diamo tempo alle altre persone e a volte investiamo anche i soldi nelle altre persone, e questo lo facciamo senza tanto pensarci, senza tanto calcolare, perché in realtà soprattutto con gli amici e soprattutto con il nostro partner è talmente tutto ricco di un dare e ricevere che è bellissimo e quindi non c'è bisogno di scrivere niente. Però se cominciamo a vedere che siamo stanchi in una relazione, che lui fiorisce e ha sempre bisogno di noi, noi lo aiutiamo sempre, e quando invece gli facciamo noi una richiesta, una domanda, non ha mai tempo, oppure si dimentica, ci dice che ci chiama dopo e dopo si dimentica addirittura di chiamare, quindi cominciamo a sentire che questa dare è sempre solo a senso unico, si può cominciare. È come un allenamento alla consapevolezza, perché
perché se siamo come quelle donne che sono venute al corso di disciplina e non si rendevano conto alla fine che non riuscivano a tenere la disciplina e quindi a realizzare i loro progetti, a prendere il tempo per fare tutti i passi necessari con calma e anche con passione, no? Perché quando realizziamo un progetto la strada è lunga, però è fatta di piccoli passi e se facciamo ogni piccolo passo con concentrazione, con passione, con piacere, il percorso è molto piacevole. E che per fare questi passi in questo modo bisogna avere tempo e bisogna avere attenzione per sé e tempo per sé. Il tempo è una ricchezza e se noi siamo sempre a rispondere all'amica, a soccorrere la sorella, a essere a disposizione al partner, per il partner, e quindi alla fine tutte le nostre cose le dobbiamo fare velocemente e magari dopo rimaniamo senza tempo proprio per fare dei progetti che erano proprio nostri. Eccoci. E quindi questo, per esempio, è un allenamento. Io propongo di fare una tabella. Vi mostro anche, per esempio, come potrebbe, non so se si inquadra bene, una tabella su cui scrivere. Quando interagiamo con una persona, ovviamente non sempre, la cosa più facile sarà da fare se abbiamo il foglio con noi oppure se siamo a casa. La cosa più facile da fare è quando riceviamo una telefonata, perché davanti a una persona magari c'è, oppure se siamo tutto un intero pomeriggio, tutta una giornata di lavoro con una persona sarà difficile. Però se riceviamo una telefonata da una persona che non sentiamo da un po', o da qualcuno che ci chiama regolarmente ogni 2 o 3 giorni perché ha bisogno di qualcosa, un'amica che ha bisogno di un consiglio, potremmo per esempio avere questa disciplina di scrivere sempre, quando abbiamo queste interazioni, la data, la persona, e con persona intendo anche noi stesse, quindi se siamo noi che chiamiamo qualcuno perché abbiamo bisogno, chiamiamo un'amica per salutarla, però se la chiamiamo noi è sempre perché avevamo forse bisogno di sentirla, di salutarla, e quindi sotto persona scriviamo anche il nostro nome, se quella praticamente, facciamo esempio, la chiamata è partita da noi, poi le altri 3 spazi sono per l'energia, il tempo e i soldi, per esempio. E quindi su ogni volta che succede un'interazione potremmo, non ci ricorderemo sempre, sarà impossibile, però quelle volte che ci ricordiamo, riempire questa una linea su questa tabella. E quindi secondo noi abbiamo dato energia, abbiamo ricevuto energia o era equo? Abbiamo impiegato il tempo per questa persona che ha chiamato o è lei che ha impiegato tempo per noi? E quindi e qui riusciamo a renderci conto se c'è più o meno un equilibrio, e se lo facciamo potremmo scoprire che ci sono dei rapporti che sono veramente disequilibrati, che c'è qualcuno che ci chiama sempre perché ha bisogno di venire ascoltato, ha bisogno di venire aiutato e poi magari ha bisogno di qualcosa in prestito e quindi è sempre qualcuno che ha bisogno e poi se noi chiediamo a quella persona restia a dare. Eccoci, questo non per dire che ci sono delle persone giuste e delle persone sbagliate, ma è veramente solo per essere consapevoli. Dobbiamo essere consapevoli dove diamo la nostra energia, dove diamo il nostro tempo e dove diamo i nostri soldi. Appunto, di solito dove diamo i nostri soldi siamo consapevoli, forse siamo un po' meno attenti a dove diamo il nostro tempo, ma il tempo è denaro, come dice anche il proverbio. Quindi questo è semplicemente un allenamento per assicurarci che abbiamo il controllo su queste cose importanti, sulle nostre ricchezze. Bene, dopo il terzo punto, quando lui, questo alieno, ci sorprende con un messaggio strano o ci dice qualcosa di strano che ci fa arrabbiare, oppure magari noi diciamo che una cosa ci ha ferite, poi lui dice no, ma in realtà ha ferito anche me, anche tu mi hai ferito quando hai detto qualcosa, e quindi rimaniamo colpite, ecco, senza rispondergli magari con una faccina, con un emoticon sorpreso e con 10 punti esclamativi, quindi senza reagire a queste sue provocazioni, il mio consiglio è di magari questa risposta che ci viene così spontanea scriverla, magari adesso sto facendo un esempio come se fosse un messaggio scritto su WhatsApp o un messaggio sul cellulare o su Facebook, invece lo scriviamo, però lo mandiamo alla nostra migliore amica, a un'amica, magari le diciamo prima che lo faremo, le diciamo che questo è un tentativo appunto di smettere di nutrire lui con l'energia,
Sì, e comunque di non abituarlo che queste sue provocazioni funzionano. Quindi, se ci fa reagire, mandiamo questa reazione all'amica e a lui sem rispondiamo semplicemente qualcosa di X, di niente di speciale. E quindi vedremo che solo le prime volte dovremmo mandarlo all'amica. Poi a un certo punto ci abitueremo a mandare solo a lui una risposta senza tanta carica energetica e basta. Oppure, se la situazione è veramente grave, ci manda veramente fuori dall'equilibrio, allora è meglio, ancora meglio del mandare il messaggio all'amica, è trovarsi una coach che sappia come gestire queste cose e che possa ascoltarci, se non altro, ascoltare quello che è successo e comprenderlo. E poi, se ne abbiamo bisogno, anche consigliare, ovviamente. Una modalità per non dare la soddisfazione, per non regalare energia, io la chiamo l'esercizio della centrale nucleare. E si tratta, noi siamo come una centrale nucleare perché abbiamo tanta energia. Si tratta di spegnere la centrale quando veniamo punzecchiate o quando c'è un'offesa in corso o quando questo alieno, che è diventato il nostro partner, quando, dice delle cose cattive o ci attacca o ci deride anche, solo per appunto farci, reagire. E quindi, mi ricordo che nel libro sui vampiri energetici di Mario Corte, lui faceva questo esempio, diceva che queste persone che adottano l'atteggiamento del vampiro energetico puntano sempre una fiche per vincere tutto il malloppo. Devono comunque puntare una fiche, non è che vengono e si prendono energia. Loro puntano una fiche e dopo, se tu cadi, nel loro gioco, si prendono dopo anche la tua energia. E quindi io, pensando, ho capito questo esempio, e quindi so che quando praticamente lui dice qualcosa per ferire, quello è una fiche energetica puntata. Quindi io praticamente cosa faccio? La incasso e poi spengo la centrale nucleare. Allora io mi immagino questa centrale nucleare come con questo nucleo al centro, con tutte queste mura molto spesse intorno. So che è un'immagine mia che non c'entra niente con la realtà, e quindi mi immagino che queste mura si raddoppino, si alzino e questo centro si spenga. Quindi lui ha puntato una fiche energetica, io quindi la prendo e chiudo tutti i macchinari, come ci sono silenzio, non succede niente, la centrale è spenta, quindi mi sono praticamente mangiata la sua fiche e adesso ho un po' più di energia di prima, e mi spengo, così impara a volermi ferire per avere la mia energia. La centrale è spenta. Con me questa ha funzionato sempre benissimo, nel senso con me, con gli altri che... Ho anche capito che ti feriscono o ti offendono prima, pensavo, finisco la frase, che ti offendono appunto per rubarti l'energia, perché prima pensavo che la gente mi diceva qualcosa che mi feriva, perché lo pensavo veramente, no? Perché mi dicevano qualcosa che ho sbagliato o qualcosa che non stavo capendo, o mi rispondevano appunto in un modo stizzito, sembrava come se io non capissi. E quindi mi mettevano anche nel ruolo di quella che non capisce, e io pensavo che succedeva perché veramente non stavo capendo, perché veramente si erano spazientiti, perché non avevano tempo di aspettare una che non capisce come me. E invece, grazie a questo esercizio della centrale nucleare, ho capito che in realtà non è così. In realtà era veramente solo per punzecchiare, per ferire, perché se lo fate, se vi riesce l'esercizio, vedrete come reagiscono loro. Loro che ti stavano punzecchiando subito diventano sottomessi e non se ne vanno e non rimangono in quel modo di fare aggressivo, superiore, ma si ridimensionano e non dico che ti chiedono scusa, ma magari fanno un sorriso, fanno una battuta e vogliono ingraziarti di nuovo, forse per riavere la fiche, per riavere quella piccola carica energetica che hanno puntato. E facendo l'esercizio si impara. Il quinto punto, il quinto modo per riuscire ad avere la meglio, oppure evitare che ce l'abbiano loro, e quando ti dice che sta male vicino a te, questo di solito è la conseguenza di quando tu gli dici che stai male
vicino a lui in questo rapporto. A un certo punto gli dici che stai male o che sei stata male il giorno prima per un trattamento o per qualcosa che è successo. E quando lui ti risponde che anche lui è stato male o che tu l'hai fatto star male prima o qualcosa di questo tipo, puoi approfittare di questa cosa per dirgli: guarda, io non vorrei, ma non voglio pensare che ti faccio del male, non voglio pensare che stai male, quindi visto che lo faccio senza volere, visto che questa cosa io non la gestisco perché non pensavo appunto di farti del male, io ti sto dando amore, ti amo e quindi pensavo di farti del bene, allora la cosa migliore è che intanto non ci vediamo finché non capiamo come funziona, perché io non posso vederti pensando che c'è il rischio che ti faccio male, perché visto che è successo a mia insaputa, fuori dal mio controllo, senza volere ti ho ferito e ti sto facendo del male e non sappiamo perché tu non sai dirmi a che punto e perché, io non so come l'ho fatto, stai solo male per colpa mia e quindi è molto meglio se adesso non ci vediamo finché non capiamo questa cosa, perché io non sopporto l'idea di ferirti. E quindi per un po' ci siamo tolte da questa situazione e quando lui rivorrà aprire la relazione con qualsiasi scusa, tipo vieni stiamo andando in bici, tutta la compagnia, tu gli puoi rispondere: guarda, tu hai qualche idea su come funziona questa cosa che ti ho ferito, che ti ho fatto star male, perché se non hai nessuna idea è meglio che non ci vediamo, perché io non posso, ho paura di ferirti di nuovo, nel senso capiamo prima questa cosa prima di vederci di nuovo, quindi aiuta anche dopo a mantenere il no contact, questa scusa, diciamo, che poi non è una scusa, è anche vero, se fosse vero che lo feriamo non vogliamo farlo, quindi bisogna prima capire come ci si ferisce e quindi non continuare a vedersi e a ferirsi. Un altro punto che può essere utile, un altro esercizio, è vederlo non idealizzarlo, non vederlo come l'uomo perfetto, ma vederlo come una persona che è dipendente dalla nostra energia. Quindi come se noi per lui fossimo un distributore di benzina e lui però non che è una persona molto forte, molto bella, è molto importante, è una persona con grandi idee, con un suo ruolo importante nel mondo e che viene a far benzina al distributore dove noi siamo il distributore di benzina. È utile non vederlo in questo modo, ma vederlo come se fosse avete presente una persona in crisi di astinenza, come un tossico, una persona che comunque senza questo distributore di benzina è messa veramente male e quindi ti cerca proprio perché senza potrebbe andare, cioè mettersi veramente male, quindi c'è questo proprio un modo malato, diciamo, di cercare questo rifornimento energetico. Voi pensate, per esempio, quando siamo in riserva con la macchina e contiamo di trovare il distributore di benzina aperto, come l'abbiamo sempre trovato aperto, e poi invece quando arriviamo lì è chiuso. Ecco, quella sensazione può averla lui quando conta di fare rifornimento, quando ti vede e invece quando arriva tu sei o stanca o stai facendo delle altre cose. La sensazione che lui prova non è comprensione perché stai facendo qualcosa oppure partecipazione perché anche lui crede nel tuo progetto. Lui in quel modo si sente privato da qualcosa o comunque arrabbiato, come appunto una persona che sa che quel distributore era sempre aperto a tutte le ore e lui quando era in riserva poteva fare rifornimento lì gratis la maggior parte delle volte, e poi arriva un bel giorno e alle 10 di mattina quel distributore è chiuso, cioè il cartello chiuso, e quindi lui si arrabbia. E la stessa cosa succede se ci viene a trovare e noi siamo concentrate sul nostro, perché abbiamo fatto il corso sulla disciplina e quindi ci siamo ripetute questo mantra che faccio le mie cose fino all'ora che ho deciso di farle, e quindi adesso per 2 ore sono concentrata in questo, indifferente chi viene, magari lui viene, suona, gli dici: guarda, se vuoi fatti un tè o io finisco adesso il capitolo, ci metterò 20 minuti, continui, e lui quello che prova è rabbia. E il settimo punto che mi sono scritta è sempre una tabella da compilare, volendo per curiosità,
Se veramente siamo nel rapporto con una persona di questo tipo che ci serve, che ci usa solo come rifornimento energetico, una cosa interessante sarebbe riflettere un po' su chi possono essere le sue altre fonti di energia e quindi fare una tabella con scrivere il nome della persona, per esempio, in questo caso il nome è la persona che abbiamo incontrato, oppure il nostro partner, oppure un collega di lavoro, e quali sono le sue fonti primarie, secondarie e di riserva per quel che riguarda l'approvvigionamento energetico. Bene, credo che questo sia tutto. Il video è di nuovo molto lungo, spero però che sia di aiuto. E se ci sono degli esercizi tra questi nuovi che non avete mai fatto, li mettete in pratica e funzionano per voi, io vi prego di scriverlo sotto nei commenti, così le ragazze e le donne che guardano il video dopo di voi, leggono già nei commenti cosa ha funzionato di più e i risultati che avete avuto. Un abbraccio, vi auguro una buona giornata e buon lavoro su voi stesse.